un'icona 3 elicottero, però in quel caso l'alga che colora non è l'Hematococcus, ma un'altra alga che si chiama Dunaliella salina, che è davvero caratteristica perché è una delle alghe estremofile per eccellenza. Si definisce anche alofila perché è amante del sale, infatti cresce nelle saline e può arrivare a tollerare fino a concentrazioni di 100 grammi di sale per litro, quindi in acque veramente saline. E Tant'è che in un'acqua siccome di mare ce ne sono 35, quindi arriva a 35, 37, 40 grammi litro un'acqua di mare del Tirreno, sì. dell'Adriatico, del Mediterraneo. Quindi questa fino a 5 volte la sei mar morto proprio, Sì, Mar praticamente. Morto, e uno potrebbe chiedersi com'è possibile che un'alga riesca a tollerare queste elevate concentrazioni, perché Madre Natura è sempre così creativa, permette alla sopravvivenza di questa specie grazie alla presenza di uno smolita che viene tipo prodotto internamente all'alga, che permette di bilanciare la pressione osmotica, quindi fa in modo che l'alga non scoppi, che è il cerolo. Prima, circa 20 anni fa, la Dunaliella salina era largamente utilizzata nel settore delle biotecnologie proprio per la produzione del glicerolo. E poi questa produzione è stata abbandonata per una serie di costi, anche perché il glicerolo veniva prodotto come prodotto di scarto, diciamo così, nei processi della raffinazione del petrolio, per cui i costi erano molto inferiori rispetto a quella di una produzione microalgale, per cui la Dunaliella oggi viene tipo mantenuta solo per la produzione del carotene, che è il pigmento appunto che colora i fenicotteri, che viene utilizzato come integratore, come si dice, induttore dell'abbronzatura o qualcosa del genere. E poi perché è anche vero che le maree, diciamo così, le maree di Dunaglia sono, credo, tra una delle foto che su Instagram va Sì, molto più di c'è moda. quella laguna in Sì, la Australia, laguna in la Australia, in Hutt Bolivia, Lagoon, per esempio. sì. Bella. Sì, laghi rose, laghi rosa non sono altro che laghi per saline con la presenza di Dunaliella, di questa microalga. Sì, poi ci sono anche altre alghe, che rimaniamo sempre nel settore, diciamo così, delle alghe buone, che causano fenomeni di bioluminescenza, quello che si definisce il mare nardore. Sono delle piccole alghe che hanno all'interno un enzima che in determinate condizioni producono questo effetto di bioluminescenza, colorando così i mari. Credo che in Italia, sì, soprattutto in Adriatico, ultimamente Sì. nel Salento si siano verificate condizioni di questo genere, per cui si è assistito a queste scie luminose della Noctiluca Sì. Scintillans.